Wings, conosciuto in Giappone come The Great Ragtime Show. Praticamente sempre Blind Run oggi, perché in queste puntate di recupero voglio provare questi giochi. Io non ci ho mai giocato, sinceramente, a questo. L'ho visto sempre come per l'episodio scorso, in questa classifica dei sparatutto più fichi. E vediamo se effettivamente è fico. Nel senso, l'ultimo è stato un po' noiosetto, era Alligator Hunt. Però questo secondo me è molto figo, ha del potenziale cacciarone. Intanto avviamo la ROM, tolgo la pausa. Eccolo qua, Data East 1992, se non sbaglio. Perfetto, Boogie Wings. Fa vedere un tutorial, aspettiamo. Aspettiamo qualche secondo. Belle le illustrazioni laterali. Ecco, si fa vedere il tutorial. Sì, push the button to fire. Questo è interessante perché ha un gimmick particolare. Ha una peculiarità. Se tu premi più velocemente fa il fulmine, diciamo che ha una meccanica particolare che adesso ci spiegherà, che è la meccanica del gancio. Vedi questo biplano? Ha un gancio che appunto si muove attraverso una fisica, no? Tanto che c'è il tutorial che io l'ho già visto, vado sulla chat per vedere se c'è qualcosa di interessante. Esatto, cosa puoi fare con lo skyhook? Puoi prendere praticamente tutto quello che ti passa per la testa. È dotato di questo gancio, puoi raccogliere con B l'altro tasto di esecuzione, rilasciamo. Quindi fondamentalmente uno sparatutto, però cosa succede per esempio se noi veniamo colpiti? Non finisce il gioco, ma il pilota esce. E infatti qua entra in gioco la seconda meccanica, ovvero quella dei veicoli. Quando siamo piccoletti, quando siamo a piedi, diciamo, può fare queste cose, appunto, solleva l'oggetto, che non lo sapevo tra l'altro. E cos'è che poteva fare? No, volevo dire una cosa specifica, vabbè, tanto adesso la dirà. Sì, siamo più rapidi, certo, e possiamo cavalcare o guidare veicoli e animali, come dice. Infatti ne vedremo delle belle adesso. Ah, ok, con B e giù cambiamo veicolo, un po' come accade in Metal Slug, molto similare. Tra l'altro anche l'elefante c'è su Metal Slug 3, vabbè. Esatto, nel due player mode puoi agganciarti con l'altro giocatore, insomma, fare un caos totale. Perfetto, c'è altro? No, quindi io direi senza indugio mettiamo i creditini e mettiamone una discreta somma. Balance lì non so cosa voglia dire. Tom, mettiamone 55 e partiamo. Io alzo un po' da me. Perfetto. La storia qual è? Praticamente c'è questo pilota, un giovane aviatore. Ok, sono già in gioco. Quindi se io premo veloce faccio l'elettricità, giusto? Ok. E c'è questo professore malvagio che fa cose, insomma, niente di eccezionale. Che dovrebbe essere questo col cilindro. Esatto, poi vedi, noi possiamo sfruttare questo gancio per fare bei danni. Ecco, già ho perso il veicolo praticamente. Volevo dire che con la bomba che abbiamo di default. Ecco, no, volevo quello. No, non lo sono riuscito a prendere. Ecco, già cominciamo super male. E ecco, questa sarebbe la smart bomb, perché se tu la sganci, togli una sbaccola praticamente. Provo a schiacciare velocemente per fare elettricità, l'altra volta gliel'ho fatta. Oh, devi schiacciare veramente fortissimo. Qua col gancio non possiamo fare niente, ok. Insomma, questo sempre nella classifica che ho visto, considerato. Belle illustrazioni così, considerato uno dei quelli più cacciaroni, più divertenti. Adesso vedremo insieme perché io vi dico, non l'ho mai provato, non mi è mai capitato sotto mano. Poi abbiamo perso subito il veicolo e direi di andare in ordine. Coney Island, che è quella dove c'erano i guerrieri della notte, tra l'altro. No, non lo so. Ok, il parco.
Ah sì, è il palco quello sul molo, non si sa, non ci è dato sapere. Anche qua molto assurdi come nemici, stavo vedendo. Ovviamente un po' l'ho provato per vedere se funzionava tutto, però vedi, robe assurde. Noi facciamo danno. Ok, no, pensavo. Ok, questi qui li possiamo uccidere solo quando vengono nel nostro piano. Quindi non si è capita la storia, c'è questo qui col cilindro e che sono questi cattivi, ma non, lui non lo so, è un inventore, il protagonista, un aviatore. Io sgancio la bomba, vabbè che non c'è nessuno. Voglio provare a raccogliere qualcosa, esatto, tipo questo, poi lo posso lanciare, giusto? Boom, ok. Questo lo posso prendere, sì, robot. Ma se tipo faccio. No, ok, dall'aereo non posso scendere fondamentalmente. Non lo posso togliere. Dall'aereo non si può scendere, ma noi non ci facciamo colpire. In caso rimaniamo appiedati, proviamo i nuovi veicoli. Io mi posso schiantare, no, posso lasciare il robot. E lanciare la bomba, perfetto. Posso. Ah, ok, sono a piedi. Allora approfittiamo, prendiamo. Ok, manco mi sono accorto cosa è successo. Non ero sopra il mech? Li puoi lanciare di tutto. No, il cavallo, bellissimo. Il cane lo posso prendere, no? No, sono rimasto a piedi. Ah, no, però quando sei a piedi il cane me l'ha lanciato, incredibile. Ok, no, volevo vedere che veicolo era e mi hanno lanciato via. Perfetto. Questi che boss sono? È sempre il malvagio dottore. Ma perché a volte salta il volume? Ah no, forse qua è predefinito che faccia così. E che diceva che non c'erano problemi. Ah, ok, infatti parte adesso. Ah, è lui che suona, bellissimo. Qua che c'è il Frankenstein, avevo visto in un video. La creatura del dottor Frankenstein. Ispirato almeno. Bello sto BGM. No, anche lui c'ha una sfera. Allora io voglio provare a salire sul robot, perfetto. Che lancia i missili, attenzione. Cavolo, fortissimo sto uomo di latta. Cioè noi stiamo qua, possiamo praticamente sconfiggerlo. Perfetto. Ah, è un robot, giustamente. No, sti poster troppo belli, veramente. Ok, bel livello. Skip, skip.
Transporter, ok. Questo dovrebbe durare, ho letto, long play, una quarantina di minuti. Pensavo meno per uno sparatutto, però si vede che i livelli sono tanti. Io la bomba la sgancio sempre subito perché voglio provare a arpionare più cose possibili. Tipo questo. Però che palle che non posso scendere, però posso arpionare il cavallo. Arpioniamo anche lui, si può? Perché volevo provare appunto le funzionalità dei nuovi veicoli, ma sono comunque più scarse dell'aereo, credo. Chi sono questi? No! Niente. Infatti le bombe spinate, come avevo anche letto, hanno la funzionalità della smart bomb, perché comunque si trovano anche abbastanza frequentemente. Questo lo posso arpionare? Sì, bellissimo. Ma forse conviene tenerlo, perché tu con la fisica puoi fare tutti questi danni. No. Ma che roba, incredibile. Qua devo usare questa modalità. No, guarda che spreco. Quindi quelli rossi danno la bombetta in pratica. Ecco il solito villain. Ok, quindi con lo sparo potenziato non dobbiamo smanettare troppo forte. No, però questa la voglio prendere. No, non ci sono riuscito, dannazione. Quello è un altro gioco che tu rimanevi a piedi così. Non lo so, c'ho sto flash. Ah, forse mi sa Metal Warriors su. Mi ricordo il pupetto piccolo dei Metal Warriors del Super Nintendo. Quello era super figo. C'era anche il multiplayer che era carino. Oh, però adesso ci infiltriamo, quindi tutto. È tutto canonico, tutto giusto. Perché qua con l'aereo come avresti fatto? Sai che non lo so. Perché io sto pezzo l'ho visto solo a piedi quando vedevo i video. Qua si può andare? No. Qui come per Elevator Action mi piace un sacco quando si vede l'interno di un'abitazione. Eccolo. Ah no, ok, qua risponi proprio così. No, che è successo? Com'è che si sollevano gli oggetti? Lui poteva, ha detto, forse non questi. No, ma da dove sono caduto? Scusami. Ah, bello questo qua. Il famoso pezzo zero gravità, bellissimo. Cioè che non è zero gravità, è perché siamo in caduta libera. E io riuscire a prendere un veicolo. Eccolo. No. Perfetto. Il robot che è straforte. No, già l'abbiamo perso. Voglio il carro armato. Oh, l'elefante, da dove è sbucato? Manco me l'ero accorto. Poi non ho capito, c'è sto rallentamento. Uff, mamma mia, è proprio un casino sto gioco. Ok. Siamo finita la caduta libera. No, ma ha acciaccato lo stesso veicolo.
Ma io non capisco cosa ti uccide, sinceramente. Ok, qua posso andare su. Get you for this. Quindi. E dove fuggono? Ecco, che figata, ho proprio un inseguimento. Ah, la borsa più la lanci più ti dà il denaro, vabbè. Dove fuggite, maledetti? Lo sapevo. Tanto se non si può sparare all'indietro. Ma cosa mi ha ucciso? Non capisco. Questa la posso prendere, perfetto. Ma noi siamo di sopra adesso, come scendiamo? Ok, qua possiamo fuggire con un veicolo però. Bellissimo, tutto l'assalto allo Zeppelin. E poi la fuga con l'aereo, bellissimo. No, non so, tipo la musica dietro non era così eccezionale, sto giro. Cioè le figure sono più belle di quello che succede su schermo. Non è che io abbia visto una classifica dei peggiori, soprattutto. Imperial Science Museum, vediamo che succede qui. Perché non è male, però, boh, non so. Non so che dire, cioè, bella la meccanica, però. Quasi mi schianto. Ah, poi devo entrare per forza da qua. Cos'era l'aereo di Da Vinci? Aereo, insomma, il precursore. Lanciamo la bomba. Insomma, mi aspettavo un po' meglio, sinceramente. Poi magari sono un profano, però magari è più divertente in due, non lo so, sinceramente. No, e adesso? Come passo qui? Ah, niente, proprio. Qua muori praticamente con un non nulla. Ah, ok, la famosa testa del T-Rex che si può arpionare. A volere, eccola. Che fa un botto di danno, mi sa. Oggi non c'è nessuno che ci viene a trovare, oggi è domenica, gli ultimi giorni di mare e di mame anche. Io la voglio tenere la. No, mi sono incastrato tipo, che roba. È veramente casinista sto gioco. Non ho capito il cane. Ah no, ok. Ah, ok, qua di. Uff, Madonna che macello. Cioè così. Aereo distrutto. Vabbè, domani comunque facciamo un gioco bellissimo, Che anche lì che è uno dei miei preferiti della sala giochi. Oggi ho voluto fare queste blind run che non mi sono piaciute, sinceramente. Questo ti dico, magari in cooperativa, non lo so. Bello sto video. Cioè, perché l'idea è bella, tipo questi. Vedo che cambi mezzi, sono anche abbastanza vari, però boh, non so, c'è qualcosa che non mi convince. Via, via, via. Ma cazzo, ma come si fa a uscire? Ok. No. Comunque sfondi molto belli, sprite, so bene quando gira anche l'aereo, sono delle belle animazioni, se no c'erano dei giochi che l'astronave rimane fissa, guarda che siamo già nel 92, quindi. Almeno i nemici sono molto variegati, c'è pure il cavallo di Troia, meglio di così.
Sì, poi come ci spoilera già l'illustrazione laterale, c'è cioè il livello del Natale con Babbo Natale, insomma non so cosa aspettarmi sinceramente. Però posso appionare qualche elefante? No. Finisce così, al cavallo di Troia il boss finale, tu pensa, di questo livello. Questo dura 40 minuti, come dicevo, forse perché appunto i livelli sono tanti. Ecco, Detroit Rock City e Merry Merry Christmas, ok. Detroit Rock City non era un film coi Kiss, può essere? Che dopo c'era l'anime che era Detroit Metal City, che era un anime ispirato, insomma, cioè ispirato, che ha preso il nome così. Voglio la moto, bellissimo. No, cioè, ti dico, a me sta meccanica dei veicoli mi piace molto. Solo che forse c'è poca, non lo so, poca varietà, non riesco a capire. Questo cos'è, quello di Labyrinth, tipo? Che c'è anche su Resident Evil 4. A me da Fiolo mi faceva... Aspetta, cambiamo veicolo, prendiamo il carro. Cavoli, ma come faccio? Niente. Sì, sto qua su. Ui. No, che veicolo è questo? Ah, ok, se intanto c'ho ancora l'aereo. Ma questi non muoiono mai? Poi ci sono questi Blues Brothers, i pseudo, ogni livello. Sono cose molto random. Poi i carri armati della prima guerra mondiale. Comunque, anche se tipo appunto sembra da prima guerra mondiale, avevo letto che è in un'epoca imprecisata, insomma, infatti è molto, molto casinista. Ma io posso, io vado qua su? No, non posso. Bellissimo, no, vedi? Sai qual è il fatto? Forse dovevano fare che tu potevi cambiare più spesso, perché quando hai l'aereo non puoi uscire, quindi tipo, magari, non so, vuoi cambiare, vuoi prendere la macchina, tipo... Prendiamo la moto... Ah, però con la moto non ho il Gatling, però è a piena vita. No, 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 no. Ma dai. Anche roba, cioè fighissimo anche quando è appiedato. No, chi mi ha ucciso? Forse in due, infatti avevo letto che in due è meglio che ti puoi raccogliere a vicenda col gancetto. Oh, eh sì, quanti ne lanci, per favore. Ah, ok, devo aspettare lo schermo e poi andare. Ok, robot, perfetto. Con i missilozzi a ricerca. Non una delle migliori puntate di Un'estate al mare, sicuramente. Comunque...
Ne faccio un altro paio, poi basta, perché poi cominciamo con un format un po' più autunnale, visto che ormai il tempo non regge più, anche se siamo in estate ancora non regge più. E finirei con altri due titoli che mi piacciono. Non so se tenerli per la stagione 2, quindi il prossimo anno. Sì, forse me li tengo per il prossimo anno, anche se non vedo l'ora di parlarvi di quei giochi lì. Danger che? Che succede? Cioè, io se non... Ecco, ok. Come non detto. Qua dove si esce? Da di qua, vero? Vedi, io sì. No, niente, non posso colpirlo. Di nuovo i Blues Brothers, i pseudo. Ok, dovremmo essere arrivati al boss, credo, perché ormai è bello lunghetto questo livello. No, perché? No, cos'è il saltarì? È bellissimo, che bello il rimbalzello. Quello di... Cioè, questo è il miglior veicolo del gioco. Che non mi sembra tanto diverso da quando sei a piedi, perché... No, forse è più agile, non so. No, rivoglio il mio rimbalzello. Eh sì. Eh sì, imprevedibile. Devo fare l'elettricità smanettando. No, non ce l'ho fatta. Ma io qua so, ah è vero, lui rimbalza sui cattivi. Se io raccolgo questo e gli faccio del male, boh, non si capisce. Ah, che boss. Io gli vado sopra qui. No, non conviene. Un veicolo spero. No. C'ho un bonsai, no, cos'è? Una piantina. Dai, raccoglila. Vediamo se fa qua. No, non gli fa niente. E voilà. Adesso c'è rimasto solo l'ultimo livello, poi sicuramente ce ne sarà uno finale. Cioè, mi sa... cioè, io ho letto che ce n'è uno finale, però non so se è considerato questo. Cioè, con il cattivo, no, mi sa che questo è extra, fa parte di quelli normali. Vabbè, in ogni caso, anche se c'è poco da dire in questa puntata, godetevi il long play, per chi è curioso. Tanto...
qualcuno l'ha caricato, no? Bene o male, cioè, se volete vedere il mio o vedere quello di Loading Geek che li carica a rotella, o di Retro Arcade, insomma, ce ne sono una marea. Almeno, cioè, io vi spiego il massimo che so della lore, però vi dico, questo ho voluto fare una blind run perché ero incuriosito da questi sparatutto, perché ho visto questa classifica, ho detto adesso li porto per il format. Invece non lo so, forse da vedere sono un po' più particolari, cioè un po' meno vincenti, diciamo, soprattutto quello della volta scorsa. Di nuovo loro. Sì, comunque ho letto, sì, che è ispirato al Barone Rosso, circa quel mood lì, insomma. Qua non c'è nessuno, c'è solo sto cagnolino che mi segue. No, perché a vederlo spezzoni sembrava super caotico, ma infatti lo è, per carità, solo che me l'avevano pubblicizzato fin troppo bene. La voglio spaccare questa scritta. Vabbè, guarda, potevo andare sia sotto, che c'era la pressa. Se io sgancio una bomba qui sotto, io se volessi tornare su non posso, quindi diciamo se sei, sono quasi obbligato qui. Ah no, qua posso tornare su, ti pensa. No, la moto. No, voglio la moto, maledizione. Io me la prendo per dopo. Perché anche questa è una tattica, cioè nel senso, tu puoi tenere il veicolo per quando ti si spacca l'aereo. Ok. Quello cos'è, un veicolo o no? Se no, ecco, andiamo sotto dove c'è un po' di azione. Cioè, perché oggettivamente sta succedendo cose fighe, tipo uno che con la moto entra dentro. Aspetta. Ok, voglio questo. Sì, anche quel veicolo lì ero curioso di cosa faccia. Non l'abbiamo mai provato. Ah, qua li sfornano di tutti i tipi. C'è il rimbalzello pure. Poi che armato ci piace. Ah, è vero, però mi scordo sempre che tu dai veicoli non originali, cioè non, che non siano l'aereo, puoi scendere effettivamente. Quindi se io volessi provarne... No, dai, prendiamo il Mac che è forte. Anche se esteticamente mi piaceva più il carretto, bellissimo. Cioè qua si viene una botte di ferro con sto Mac. Cioè guarda che roba, è fortissimo. No dai, non può morire per sta cazzata. Secondo me dovevano fare, se facessero un seguito. Questa è una cosa che mi piace dire vedendo sti giochi un po', cioè un po' vecchi, no? Che vorrei un tasto per l'espulsione, che tu puoi scendere anche dall'aereo volendo. E poi sì, più varietà, più cosette, perché sennò per il resto ci siamo. È un po' atipico, c'ha questa gimmick del gancio. Ok,
ultimo livello in teoria. Vedi, lui è anche figo come PG. Sembra uno che avevo disegnato per una storia bellissima. Che aveva, vabbè, anche lui era un aviatore, chiaramente. Eccolo, The Great Ragtime Show. Vediamo cosa. Non so cosa aspettarmi dall'ultimo livello. L'assalto alla base del nemico, così ho letto. Comincia già subito su super veloce. No, elettricità, niente, va bene. Ok, perché la bicicletta addirittura. No, già l'ho persa, bellissimo. Cioè, la varietà dei veicoli è veramente figa. C'è anche quelli un po' più stupidini, no? Spreco, to lancio le aiuole. Ecco, siamo nella base del nemico, del malefico col cappello a falda larga e il mustacchio alla Dick Dastardly. Così dice una delle recensioni che ho letto. Oh, ma qua dove passo, scusa? Ok. Perché a volte non è chiaro, vedi, ti si fotte l'aereo senza motivo. Io sbrego tutto, non mi interessa. Sembra la Clock Tower di Castelvania questa, con questi ingranaggi, un classico proprio. Oh, guarda, non si spacca niente. Ma vuoi che mi distruggo il polso? Perfetto. Lì non ho capito balance cos'è, quella, non so, non è spiega tipo quel menu sotto, quell'HUD strano. Non era spiegato. Qui cosa fa? Mi schianto, perché tanto cosa fa? Guarda che roba. Vabbè, noi andiamo. Oh! Da dove è venuto fuori sto veicolo? Anche lui missili a ricerca come robot, cazzo, è il più forte di tutti. Questa vola, ecco appunto. Volava addirittura. Questa ce la prendiamo per dopo. Intanto la usiamo per. La oscilliamo, vedi, tu con la levetta puoi oscillare. Sì, però, cavolo, quanti colpi ci vogliono per sbrigare queste cose? Ah, ok, in sto livello è predefinito che se per caso rimani a piedi, c'è il mini dirigibile con la bicicletta. Tanto guardavo se qualcuno avesse scritto. Abbiamo uno spettatore, salve chiunque tu sia. So che il mare è ancora bello, infatti adesso io appena finisco vado anch'io, perché dopo un'estate al mare c'è il mame, c'è il mare, giustamente. Dai, dai, vedi, questo livello è incredibile, non sto capendo. Però comunque va registrato in ogni caso e poi messo su YouTube dall'omonimo canale Mompezuma, dove ci sono un sacco di altri giochi. Qua cosa fa? Scende in automatico? Che succede? Questo è un gioco che ricordo ho scelto, non ci ho mai giocato. Glad you make it this far. Dove vai da qui? Non lo so. Stai facendo un errore. Ma quando? Non hai mai tentato di parlarci? Sì, ascoltiamo. Cos'è questa lore? Cosa c'entra? Cos'è? Gli ha rubato. Ah, cioè lui è tornato indietro per incontrare Da Vinci.
Tom, the greatest villain exists in every one of us. Poi dopo sono tornato nel futuro. E tutto il mondo è cambiato, il mondo intero è cambiato. Morte e distruzione dappertutto. Cioè, tutto sto coso, c'era questa lore incredibile. Ecco perché era in un'epoca, quindi ha portato tutta la tecnologia dal futuro. Ok, io dico di sì, vediamo. Ah, ok. Non so cosa aspettarmi, ho scelto questa. E quindi? No, non capisco. Non sto capendo veramente. Dovevo rispondere. Mi fa rifare. Io non ho capito. Questo è il livello di Coney Island, no? Mi ha rimandato veramente indietro al primo livello, fammi capire. Però io non ho tempo di rifarlo tutto, come facciamo? Adesso vediamo, facciamo il primo, vediamo cosa succede. Lo sapevo che mi andavo a inguaiare in un gioco così, allora. Però sembrano molto più corti, cioè siamo già alla ruota, tipo. Non so, capiamo bene insieme. Perché non ha fatto neanche un filmato finale, tipo, non so. No, io voglio la bomba, sinceramente. No, dove sono? Ma che caspita, guarda che figata. No, mi hanno sbrigato. La sgancio qui. Forse dovevo rispondere in modo predefinito e basta. Però chi lo poteva sapere? Forse va finito entrambe le volte, non lo so.
E qua siamo di nuovo al primo boss. Se per caso mi rompe il robot, cioè ecco perfetto, vado sul Mac e torniamo. Eh no, dai, me l'ha rotto subito, incredibile. Io posso raccogliere loro, no? Sai cosa vi dico? Adesso vediamo cosa ci sceglie. Ok, ci fa riscegliere i livelli. Se ci fa scegliere i livelli, io chiuderei la live qui. Non lo carico su YouTube e magari la rifaccio. Ah no, mi fa rifare il livello. Ok, il livello finale, perfetto. E stavolta non ci inganna, eh. No, c'è pure la giraffa da cavalcare, bellissimo. Mamma mia. Stavolta dico che lo voglio sconfiggere e basta perché non mi interessa. Voglio andare al mare anch'io. Poi abbiamo almeno visto cosa succede, insomma, se magari qualcuno, non so, voleva giocare a questo gioco, volesse giocare a questo gioco, sa che cosa succede se gli rispondi così? L'importante è mettere tutto il footage possibile. Perfetto, siamo già di nuovo nell'hideout di questo scienziato che è tornato indietro nel tempo. Quindi c'è un sacco di lore in verità. Madonna, quanto ci vuole a spaccare questi ingranaggi? Prendo l'aiuola. Vada, oh, si inceppa tutto qui, vabbè. Adesso con calma rifacciamo sto pezzo. Vabbè, giro, 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 giro. Oh, mamma mia, cioè troppo ci vuole. No, vabbè, meglio mi dà. Caspita, però me lo dai e poi te lo riprendi. No, io passo sotto. No, non si può. E allora, porca miseria, dai, eh. Queste fanno male, chiaramente. Sì, però vedi, ti spawna. Sto livello non so, è un casino, ti spawna in punti strani. Come prima, qua ci vuole troppo tempo per spaccare queste cose. Aspetta, io voglio il mio elephant. Ok. Ah, ok, invece se. Perché basta schiacciare veloce, e capita. Non è che io posso stare sempre a schiacciare l'ora. Ok, adesso siamo di nuovo quasi al professore, così vediamo cosa succede. Io stavolta gli dirò di non seguire la storia perché già la sappiamo. E forse mi vorrà combattere. Perché sennò è un casino. Oh!
Perfetto. Ok, comincia l'atterraggio, perfetto, stavolta non ci facciamo ingannare, dobbiamo rispondere correttamente alle domande, ecco, di nuovo lui con i suoi sgherri. Ah, ok, no, invece era un test, quindi vediamo se riesce a pilotare questa nave, ok. Quindi in verità non ci ha ingannato, il test era rifare quel livello, però attenzione, che succede? Forse ci sono più finali, non lo so, adesso vediamo. Io chi sono, quello lì al centro? Dove sono? C'è un altro? Ah, perché sono due piloti in caso giochi in più giocatori, in due giocatori. Quindi alla fine tutti amici, quindi non c'era bisogno di sconfiggerlo, quindi abbiamo risposto correttamente forse. Dopo mi guardo se c'è un altro finale. Oh, game over. Perfetto. Perché lui giustamente con la tecnologia ha fatto questa nave, poi gli serviva un grande pilota, chi non meglio del protagonista di Boogie Wings. A me, perché erano più classifiche contemporaneamente, magari se si giocava in due non arrivavo il primo in tutte, chiaramente. E questo era The Great Ragtime Show, in giapponese, però da noi si chiama Boogie Wings. Perfetto. Metto pausa e finalmente si conclude anche questa puntata di Un'estate al Mame, potete recuperare in differita sempre all'omonimo canale Monpezuma, grazie per chi c'è stato e chi ci sarà, nel senso più avanti e si guarda gli episodi in differita, e oggi io chiuderei qua e vado al mare anch'io, perché oggi è una bella domenica, sta finendo, i primi freddi, ma noi non ci lasciamo scoraggiare. E ci vediamo prossimamente, se non domani, dopodomani, per fare le ultime puntate di recupero con gioconi, perché questi erano blind run, questi ultimi due, ma gli altri li conosco molto bene e sono sicuro che sono molto belli, quindi vi aspetto e ci vediamo alla prossima. Bon.